Ed eccoci al giovedì di questa seconda settimana di Quaresima. Stasera ci fermiamo ancora con il nostro vaso, lo contempliamo, stanno nascendo i primi germogli, magari voi non li vedete, ma forse riusciamo a casa a farvi vedere un'altra prospettiva. Iniziano a crescere i primi germogli, è il tempo dell'attesa, impegno, fatica e attesa. Sono le condizioni, insieme alla cura, per far nascere qualcosa di buono, non solo nel vasetto, ma soprattutto nel nostro cuore, nella nostra vita, nell'incontro col Signore. E allora iniziamo nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno. Perdonami il male che oggi ho commesso, e se qualche bene ho compiuto, accettalo. Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Dal Vangelo secondo Marco. Venne una nube che li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce: questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. Una nube, un'ombra, una voce. Sono queste le parole che stanno al centro del brano di Vangelo di questa sera. Una nube, un'ombra, che dicono la presenza, e poi la voce di Dio Padre che parla. La nube nella Bibbia è proprio il segno di quando il Signore arriva, della sua presenza, come l'ombra. Cosa fa ombra? Qualcosa che c'è, no? È proprio perché c'è qualcosa che si crea un'ombra. Se non c'è niente, l'ombra non si vede. Arriva questa voce di Dio Padre, siamo alla presenza veramente di Dio, che dice: questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. Che bello, forse è la definizione più bella della Quaresima, tempo in cui prendere a cuore, prendere la verità di questa frase: questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. Tempo per metterci in ascolto. E l'abbiamo già detto, ma ce lo ripetiamo: per metterci in ascolto abbiamo bisogno del silenzio. Per metterci in ascolto abbiamo bisogno di decidere alcuni momenti in cui tendere il nostro orecchio e attendere che Dio ci parli. Allora preghiamo questa sera perché siamo capaci di vivere questo tempo come tempo di ascolto, e allora sì, percepiremo la presenza di Dio, una presenza discreta che noti solo se fai grande, grande attenzione. Signore, vedere il tuo volto nella vita di tutti i giorni chiede il coraggio del silenzio e di guardare la realtà da un'altra prospettiva. Donaci orecchie attente per ascoltarti e gambe allenate per seguirti, anche quando le parole e la meta non sono completamente chiare. Amen. Preghiamo per i cresimandi, perché arrivino pronti a ricevere lo Spirito Santo il 23 e il 30 maggio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Accogliamo l'invito alla preghiera e al saluto anche ai nostri cresimanti.
l'attesa di questo sacramento si è fatta un po' più lunga, ma questo deve motivarli ancora di più nel ricevere questo sigillo dello Spirito Santo. Allora preghiamo per voi, per le vostre famiglie, per i vostri padrini e madrine. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona serata. Come la luce illumina ogni cosa, la tua parola